Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, parliamo di Malmo Juventus 0-3, la nostra prima vittoria stagionale. Una partita molto insidiosa sulla carta, anche perché noi venivamo da un periodo molto complicato, ma i nostri ragazzi sono riusciti così a strappare in bello stile la nostra prima vittoria stagionale. Una vittoria importante perché la prima partita del girone di Champions è sempre una partita chiave, qualunque sia appunto l'avversario, perché comunque chi ben comincia è a metà dell'opera. Sicuramente una partita che sulla carta doveva rappresentare comunque una piccola insidia, perché comunque è una trasferta in Svezia, affronti una squadra che sicuramente appunto si chiuderà e quindi lascerà a te sì il pallino del gioco, ma sarà molto complicato trovare gli spazi. Ecco che invece la Juventus è riuscita a trovare le contromisure, trovare le reti, ben tre tutte quante nel primo tempo, ma non solo, abbiamo controllato la gara veramente in bellissimo stile. Era da marzo che la Juventus non faceva una partita appunto chiudendola con un clean sheet, quindi molto importante perché Szczęsny comunque aveva bisogno di non subire nessuna rete, anche la nostra retroguardia, e quindi veramente tutto è filato nel verso giusto. Gran gol di Alexandro, perché l'azione corale è stata meravigliosa nel primo tempo. Bentancur che dalla parte centrale allarga il pallone sulla fascia dove c'è Quadrado, traversione al bacio in mezzo dove appunto arriva Alexandro, e quello non è un movimento casuale del nostro terzino brasiliano, ma anzi è un'azione schema della parte della Juventus, perché qualche minuto prima Alexandro aveva nello stesso modo andato a concludere un'azione. Una azione quasi contiana, se possiamo dire, perché un esterno di una fascia appunto mette questo traversone e va a concludere l'esterno della fascia apposta. Quindi cose che abbiamo visto con ad esempio l'Istaner a Samoa ai tempi di Antonio Conte. Quindi un gol molto importante. Alexandro trova tra l'altro il suo primo gol in Champions League in carriera, quindi sicuramente un'azione schematica da parte della Juventus, ma molto importante anche il rigore appunto del 2-0, molto astuto Alvaro Morata appunto con furbizia e cavalbietà a frapporsi fra il pallone e il difendente, e quindi ecco che arriva la trattenuta, ecco che arriva il rigore del 2-0, molto freddo Paolo Dybala, rigore molto più difficile di quello che può sembrare perché le condizioni del campo erano ostiche, infatti Dybala è scivolato al momento della battuta, ma anche perché si trattava del primo rigore post Ronaldo. C'è sempre una grande punto di domanda per quanto riguarda appunto chi batterà i calci piazzati post Ronaldo. Ecco che questo rigore, tra l'altro Dybala aveva anche la fascia di capitano al braccio, quindi un rigore di una pesantezza incredibile, molto bravo Paolo, anche molto fortunato perché sicuramente ci vuole anche quello, è scivolato al momento della battuta e il portiere quasi la stava per prendere. Poi una Juventus che non si è accontentata e quindi subito a recuperare palla, palla lunga in verticale, c'è Rabiot che riesce appunto con il sinistro a mettere Morata davanti alla porta, bravo anche Dybala a schermare, a fare comunque una specie di body check sul difensore, e Morata freddissimo davanti al portiere, uno scavino che appunto trova la rete, e quindi 3-0 fondamentale. È un avversario molto più complicato di quello che può sembrare il Malmo, perché era una squadra abituata comunque alle ripartenze, una squadra molto veloce, una squadra che giocava in verticale, e poi ragazzi è Champions League, quindi più di tutti noi dobbiamo sapere che appunto in Champions League qualunque avversario può essere insidioso, vedasi appunto Manchester United con lo Young Boys. Quindi sicuramente qualunque avversario, qualunque trasferta soprattutto può essere insidiosa. Quindi una Juventus che in questo momento è in testa al girone insieme al Chelsea, perché intanto il Chelsea ha battuto 1-0 con gol di Lukaku lo Zenit a Stamford Bridge. Quindi sicuramente abbiamo già delineato quello che possono essere appunto le prospettive di questo girone, speriamo. Le prossime partite saranno sicuramente molto importanti, ma ragazzi pensiamo anche al campionato, perché questa vittoria può sicuramente dare lo slancio giusto per riprenderci appunto in campionato. Da segnalare per quanto riguarda le prestazioni, secondo me l'ottima prestazione di sacrificio ancora una volta di Alvaro Morata, come contro il Napoli, veramente un duellante
per quanto riguarda la lotta fisica con i difensori avversari, e quindi come col Napoli veramente ha dovuto sudare tanto e sgomitare tanto lì davanti insieme ai difendenti del Malmo. Ma da segnalare l'ottima prova anche di Alexandro sulla fascia, appunto nel 3-5-2, sembra tutt'altro giocatore rispetto a quando fa appunto il terzino di una difesa a 4. Molto bene, soprattutto secondo me, per quanto riguarda la linea difensiva, Bonucci e Danilo. Specialmente voglio segnalare Bonucci perché si è distinto in tanti lanci in profondità, sempre preciso, sia col destro sia col sinistro, molto importante. Abbiamo quasi rivisto il Bonucci libero che appunto giocava con la difesa 3 di Antonio Conte. Ma Danilo, ragazzi, che giocatore, che intelligenza appunto nel suddividersi. Nel dividersi appunto fra la difesa 4 quando si difendeva e la difesa 3 quando appunto si attaccava. Veramente molto molto intelligente, un giocatore veramente dotato di un'intelligenza al di sopra della media appunto dei nostri giocatori. Veramente incredibile come giocatore Danilo. Szczęsny, che è riuscito comunque a concludere con un clean sheet questa partita, è stato molto molto bravo. Ha dovuto fare poco in realtà, però quel poco che ha dovuto fare è stato preciso. Non era facile. Non era facile perché comunque viene da un momento veramente, noi lo sappiamo, difficilissimo. Fra l'altro vi anticipo che fra qualche giorno uscirà il mio video focus su Szczęsny e sicuramente la partita di oggi può dare tanto a livello morale per il portiere polacco. Ha dovuto fare un intervento anche al 92esimo, che è una parata a terra molto più difficile di quello che può sembrare. Quindi veramente bene 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 così. Per quanto riguarda il centrocampo, Locatelli è un po' timido nel primo tempo, poi si riprende veramente alla grandissima. Rabiot ha fatto un'ottima prestazione sia in fase difensiva che in fase offensiva, ma da segnalare secondo me la performance di Bentancur, che veramente quest'anno è diventato tutt'altro giocatore rispetto a quello che è stato in questi anni. Veramente molto molto bravo. Ripeto, un giocatore che quando va in pressione in avanti è veramente impressionante. Scusate il gioco di parole, perché veramente è un giocatore che ha quella dose di pressing che forse nessun centrocampista appunto in rosa che della Juventus ha nel suo bagaglio tecnico. Molto bene Cuadrado, ormai è la normalità perché Cuadrado è un giocatore veramente che fa la differenza e in questo schema può veramente esplodere in tutta la sua voglia di fase offensiva. Se come terzino magari è un po' castrato nella fase offensiva Juan Cuadrado, ecco che con il 3-5-2, che comunque è stato lo schema adottato da Massimiliano Allegri in questa partita. E quindi è chiaro che Cuadrado veramente può fare la differenza lì sulla fascia, a tutta fascia. Da segnalare anche Paolo Dybala, che comunque ha fatto una partita normale, ma comunque molto importante, più che altro per la costruzione, perché è vero, dietro c'era Bonucci, c'era Locatelli, ma anche se Locatelli è stato un po' in ombra, specialmente nel primo tempo, ecco che dietro avevamo Bonucci, davanti avevamo Paolo Dybala. Quindi molto molto importante, un lavoro di raccordo veramente indispensabile. E quindi ragazzi, focalizziamoci sulla partita contro il Milan. Io credo che adotteremo lo stesso metro di gioco, lo stesso piano tattico. Non so adesso se saranno anche gli stessi interpreti, però sicuramente il piano gioco sarà lo stesso. Questo ibrido di 4-4-2-3-5-2 credo che sarà la costante delle prossime partite. Mi è piaciuto molto, fra l'altro, anche il modo in cui Allegri ha fatto i cambi, perché giustamente è stato bravo comunque a dare spazio a Kane e Kulusevski, a Ramsey, ma anche a Rugani, perché tutti devono mettere minuti nelle gambe in questa Juventus, tutti devono sentirsi indispensabili, e quindi molto bene anche il cambio appunto inserendo Rugani. Fra l'altro, fra i cambi Kane e McKennie sono veramente stati giocatori che sono entrati meglio in campo. Molto bene McKennie, perché al primo pallone toccato praticamente mette in porta Kane. Kane è un ragazzo veramente incredibile, perché quando gioca crea sempre i presupposti per appunto occasioni da gol, riesce in qualche modo sempre a trovarsi nella possibilità di battere verso la porta avversaria. Quindi Ken addirittura è entrato per una 25 minuti scarsi, ma comunque per due volte è riuscito a presentarsi davanti alla porta e a sfiorare la rete del 4-0. In una di queste due occasioni l'aveva anche trovata fuori gioco millimetrico, ma che c'era.
E quindi veramente molto molto bene Moise Kean, che deve anche lui mettere i muti nelle gambe e deve anche lui trovare l'ottimismo giusto, perché comunque il suo impatto nella gara con Napoli è stato veramente incredibile dal punto di vista negativo, però quindi è stato veramente un impatto scioccante. Quindi molto bene così, credo che Massimo Allegri stia comunque trovando la quadra giusta, questo 3-5-2 ibrido 4-4-2 è veramente una soluzione interessante e credo che vedendo anche i giocatori che appunto ha in rosa Massimo Allegri, penso che siano le opzioni uniche per dare comunque equilibrio anche alla panchina della Juventus, perché in questo modo abbiamo comunque tante soluzioni anche dalla panchina. Tenete presente che oggi ragazzi, nella gara contro il Malmo non ha giocato Chiesa, non ha giocato Bernardeschi, che erano out per infortunio, Arthur, ancora un altro giocatore alle prese con infortunio, Caio Jorge. Quindi veramente in questo modo, con questo modulo, abbiamo veramente anche una panchina di una certa profondità e quindi è una cosa molto molto importante. Ragazzi, vi rimando ai prossimi video sul canale, fra qualche giorno uscirà il mio video sempre sulla Juventus, focus su Szczęsny, per provare ad analizzare gli errori che ha fatto Szczęsny, per provare a capire se sono errori che dipendono solo da lui o anche da uno schema, da un modus operandi che aveva la Juventus nelle partite precedenti, e poi ragazzi ci focalizzeremo sulla MotoGP perché uscirà un focus anche per quanto riguarda il mondo delle due ruote. Adesso ragazzi tocca a voi dire la vostra nei commenti, chi ben comincia è a metà dell'opera, tre punti molto molto importanti. Ragazzi mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non dovete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti raga.